siamo alla 35esima edizione del Bologna Fiere e siamo qui in compagnia del presidente Di Paolo, Roberto. Grazie per essere qui, ci vuole illustrare questo meraviglioso progetto che unisce l'arte del buon gusto alla pizza, che è un elemento che lo conosciamo in tutta Italia, in tutto il mondo, e soprattutto la maestria di colui che realizza quest'opera d'arte, che è la pizza, il pizzaiolo. Pizzamarche.com, dietro abbiamo uno stand. Ci vuole illustrare di cosa parliamo? Allora, sì, con molto piacere, in quanto la mia presenza nel mondo della pizza è abbastanza recente, in quanto qualche tempo fa, diciamo, concorso al riconoscimento, concorso, ripeto, non è merito mio, io sono entrato in fase di chiusura, riconoscimento dell'arte della pizza napoletana, patrimonio immateriale dell'UNESCO. Quindi sono entrato in questo mondo, che è un mondo estremamente variegato, diciamo di cultura medio-bassa, e essendo io un editore d'arte ho cercato di unire l'arte della pizza all'arte vera. Quindi, come vedrà là, c'è il simbolo della quella scultura che ha fatto un famosissimo importante scultore, che ha opere alla Casa Bianca, all'ONU e ovunque, con l'arte della pizza, punto. Da questo evento, da questa opportunità, da questa casualità, io chiamerei, nasce un altro progetto, che quello di cui ho parlato fino adesso non è più un progetto, è stata una realizzazione piuttosto importante per il mondo della pizza. Oggi si parla che anche la cucina italiana vorrebbe diventare patrimonio dell'UNESCO. Difatti noi siamo partiti in contropiede e abbiamo già fatto fare a una delle artiste che noi riconosciamo abbastanza importante addirittura 12 o 13 immagini diverse, le potete vedere là, sulla cucina italiana. Quindi sono degli acquarelli che abbiamo trasformato in opere grafiche, anche per far sì che si abbia una utenza piuttosto ampia. E quindi questo è il lavoro per cui ci vede qui. Ci vede qui in questo salone internazionale del biologico, in cui stiamo incontrando tutti coloro che nella loro specificità si interessano di biologia, del biologico. Quindi noi con l'arte siamo entrati e stiamo presenti. Presentiamo anche l'agenda, o meglio, la guida internazionale dei pizzaioli e dei ristoranti, e l'edizione 2024-25, di cui faremo una tiratura molto ampia. Abbiamo fatto anche il cosiddetto ristorante ambasciatore d'arte. Considerato che il sottoscritto ormai da forse 40-50 anni sta nel mondo dell'arte, vede quello che succede. Cioè le gallerie, la gente, il popolo non va più nelle gallerie. Abbiamo trasformato, diciamo, un ristorante che però deve avere delle caratteristiche molto precise, che racconta le opere d'arte, che noi offriamo delle mostre, diciamo, a tempo o a soggetto per un periodo di una settimana, due settimane, tre settimane, un mese massimo. Quindi il ristorante dove si va per festeggiare, per andare con la fidanzata, per tanti altri motivi, se è al ristorante, viene trasformato in una galleria. Arrivederci a Sana 2024, 5-8 settembre 2024. Da Bologna Fiere è tutto.